Dopo la sconfitta di Distaviso, Arminio, fuggito, riorganizzò le forze e si spostò più a nord, dove fece erigere un'enorme fortificazione, il Vallo Angrivariano, che bloccava la strada romani tra le paludi e le foreste della Germania, per attaccarli in modo simile a Teutoburgo. Germanico però conosceva ogni mossa del nemico, a differenza di Varo, e aveva deciso di marciare in assetto da battaglia, pronto a combattere sul posto. Il fronte si preparò a prendere il terrapieno anche con l'uso di macchine d'assedio, mentre le corti pretorie respingevano i nemici che venivano dalla foresta e la cavalleria tenuta al centro della pianura colpiva duramente dove necessario. In piano i romani non ebbero alcuna difficoltà, ne incontrarono di più soprattutto lungo la fortificazione, difesa strenuamente. Germanico fece avanzare arcieri e frombolieri e macchine d'assedio. Alla fine il terrapieno fu preso, mentre i barbari, costretti tra i romani e la palude, venivano massacrati senza alcuna pietà. Il comandante romano si tolse l'elmo, racconta Tacito che Germanico, per farsi riconoscere meglio, s'era tolto l'elmo dal capo e pregava i suoi di insistere nel massacro. Non c'era bisogno di prigionieri, solo lo sterminio di quel popolo avrebbe messo fine alla guerra. Al calar della sera ritirò solo allora dal combattimento una legione affinché allestisse l'accampamento. Tutte le altre fino a notte si saziarono del sangue nemico. I cavalieri combatterono con esito incerto. Nella locuzione Cesare espresse i suoi elogi ai vincitori. Poi eresse un trofeo d'armi con un'iscrizione superba. Debellati popoli tra il Reno e l'Elba, l'esercito di Tiberio Cesare ha consacrato questo monumento a Giove, a Marte e ad Augusto. Di sé nulla giunse per timore dell'invidia e perché riteneva bastasse la coscienza di ciò che aveva fatto. Subito dopo affidò a Sertinio la campagna contro gli Angrivari, a meno che non si affrettassero ad arrendersi, e quelli, supplici nulla, ricusarono e ottennero il perdono.